Rettore Stella, oggi l'università ospita il primo congresso del CUCS, un coordinamento di università per la cooperazione e lo sviluppo. Sì, è un avvenimento estremamente importante, ha anche poi un significato particolare perché mette insieme tutte le università del nord, ha una finalità che è stata molto apprezzata per quello che riguarda in particolare questa iniziativa di mettere insieme un fondo con la partecipazione degli studenti, tutte le componenti studentesche sono d'accordo, l'Università di Pavia stessa, e c'è l'apprezzamento da parte del Ministero Affari Esteri, Direzione Generale, Cooperazione e Sviluppo, che potrà valutare anche di contribuire in qualche modo. In momenti così difficili queste sono iniziative che vanno Ci apprezzate. sono nuovi progetti per quanto riguarda la nostra università? Beh, ce ne sono tanti, adesso per questa mattina noi ci concentriamo su questo, però lo studente senz'altro e lo sguardo a livello internazionale sono di massima priorità. Studenti, docenti che vengono a Pavia, vanno in altre università? Scambi senz'altro, e questo in and out dell'iniziativa è proprio l'insegna di questi scambi. Il Politecnico insieme all'Università di Pavia per appunto questo congresso per la cooperazione e lo sviluppo. Beh, il Politecnico, l'Università di Pavia e tante altre università, perché sono una ventina di università, quelle nell'ambito del coordinamento universitario che abbiamo creato, è un'alleanza di tutte le università per cercare di aiutarsi a vicenda nell'aiuto ai paesi in via di sviluppo, perché ci siamo resi conto che tutto sommato delle iniziative singole erano tutte belle, ma in fondo, come si dice oggi, non facevano sistema. E quindi è molto importante anche ad avere delle strategie comuni. È chiaro che poi dopo ognuno opera con le sue competenze. Noi non abbiamo ad esempio medicina, mentre Pavia in questo caso è molto forte nella medicina e quindi è ben logico che vada in quella direzione. Noi operiamo di più sul trasferimento tecnologico, sull'innovazione delle tecnologie locali o sulle costruzioni con i materiali locali. E però mettendo tutto insieme, poi dopo a questo punto, le cose si evolvono in una maniera molto migliore che non con tanti piccoli interventi che sono necessariamente in funzione delle nostre competenze totalmente settoriali. Ringrazio. Il Ministero degli Affari Esteri, in particolare la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ha voluto riprendere e rilanciare il dialogo con il mondo accademico italiano, trovando, devo dire, una risposta non solo qualificata e autorevole, come del resto ci aspettavamo, ma soprattutto entusiasta. Si tratta di fare sistema valorizzando i centri di eccellenza italiani e soprattutto ponendo la cultura al centro di qualsiasi processo di sviluppo che vogliamo promuovere nei paesi interessati. In questo oggi a Pavia ci riuniamo e considero questo convegno come una tappa fondamentale in un processo che vogliamo incentivare e vogliamo proseguire nel futuro. I risultati credo si vedranno, bisogna trovare le risorse non solo umane ma anche finanziarie per poter permettere a questo progetto di concretizzarsi nell'immediato futuro. Allora, il ruolo degli studenti in questo progetto. Allora, gli studenti sono stati chiamati a partecipare a un'iniziativa molto valida, nel senso che per la prima volta è stato chiesto agli studenti di contribuire in qualcosa che non fosse a riparare i costi dell'università, ma per contribuire a dei progetti che di fatto forniscono delle vere opportunità sia per studenti dell'Università di Pavia, sia per studenti del sud del mondo che quindi possono venire a studiare qua da noi e aprire un attimo le proprie opportunità, le proprie competenze per quello che riguarda dei progetti di cooperazione. Per la prima... Sì. 2 euro in più nelle tasse per finanziare delle borse di studio. Esatto, 2 euro che verranno messi dalle tasse di ogni studente, che quindi andranno a comporre un 50.000 euro di finanziamento, che si andranno ad aggiungere a 50.000 euro che metterà l'Università di Pavia e a quanto pare, visto che il progetto è piaciuto, arriveranno dei fondi anche del Ministero degli Affari Esteri e quindi si riuscirà ad avere un bel gruzzolo, insomma, per riuscire a fornire delle borse di studio in entrata e in uscita, appunto, come dicevo prima, e quindi
cosa significativa è poi che questo progetto verrà seguito da una commissione paritetica in cui parteciperanno anche gli studenti, ad esempio nella scelta di quali progetti, quali paesi andare a finanziare con queste borse di studio, sia per quello che riguarda gli studenti e i progetti che ad esempio i tesisti di Pavia vorrebbero andare a realizzare nei paesi in via di sviluppo. Quindi per una volta poi un altro metodo di lavoro, un vero confronto con gli studenti e quindi da parte nostra un'apertura totale nel voler dire ci mettiamo dei soldi perché questa volta sono dei soldi ben spesi e non sono dei soldi spesi per sprechi o spesi per cose che dovrebbero essere finanziate con maggior forza dalle istituzioni. Grazie.